Il governo sposta 16 miliardi del PNRR. Il sindaco di Vicenza si unisce al coro dei primi cittadini preoccupati. Si rischia di aver speso per progettare opere che non saranno mai realizzate. Clamoroso voto all'alba in consiglio comunale a Bassano. Il pareggio boccia il piano di ampliamento Baxi-Pengo. Le minoranze chiedono le dimissioni del sindaco. Dure le reazioni degli imprenditori. All'indomani della firma da 2 miliardi per l'attraversamento di Vicenza, nuovi particolari sul progetto dell'alta velocità. Sparisce il campo da calcio della Stanga, ma si prosciuga la palude Barcaro-Zaccaria. Un primo bilancio dell'esame di maturità, pochi 100 e lode, colpa anche delle banalità scritte nel tema sulla lentezza ai tempi di WhatsApp. Il voto del diploma ancora utile per lavoro e ateneo. Spettacolare arrivo in volata fra ali di tifosi per il Giro del Veneto Juniores. Parecchi disagi per i cittadini bloccati dalle transenne di una corsa che ha omaggiato Jacopo Venzo, morto in Austria. La tempesta dello scorso fine settimana ha tranciato le linee telefoniche del comune di Villa Verla che non sono ancora state riparate. Scatta l'ira del sindaco. Presentato oggi Samuele Massolo, nuovo portiere del Lanerossi, personalità e gran fisico fra i pali per un giocatore che ha già all'attivo le promozioni in Serie B di Entella e Palermo. Con le giuste coperture per esterni, lo spazio diventa naturale estensione della casa. BZ Tende, azienda specializzata, progetta e realizza spazi domestici personalizzati con strutture flessibili e tecnologiche per vivere la luce attraverso coperture da sfruttare tutto l'anno. Giardini o terrazze, uno spazio confortevole con le nostre realizzazioni BZ. Dalle coperture alle tende da esterno e zanzariere. BZ Tende. www.bztende.com. Cattani, il punto di riferimento per zaini e accessori scuola con tutte le migliori marche. Emporio Cattani è a Creazzo e su emporiocattani.it. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. In primo piano la decisione del governo di tagliare 16 miliardi dai fondi del PNRR. Sono i sindaci ad essere particolarmente preoccupati. Una preoccupazione espressa oggi per primo dal presidente di ANCI del Veneto Mario Conte. Si rischia di aver finanziato progetti per opere che rischiano di non essere mai realizzate. Sulla stessa linea anche il primo cittadino di Vicenza, Giacomo Possamai. Il governo riscrive il PNRR mettendo in campo tagli e spostamenti di fondi che rischiavano di non rispettare la scadenza del 2026 e i comuni si ritrovano scippati di quasi 16 miliardi su progetti in corso o addirittura realizzati. E molti primi cittadini per protesta sono pronti a consegnare le chiavi dei municipi. A rischio ci sono interventi per la rigenerazione urbana, misure per la gestione del rischio alluvione, potenziamento dei servizi e infrastrutture sociali e ancora promozione degli impianti energetici innovativi e anche la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Tantissime gare sono state già appaltate, ci sono lavori che stanno per partire o che sono addirittura già partiti, i soldi che sarebbero tagliati secondo quanto è stato annunciato sono tantissimi, il rischio è proprio di bloccare il PNRR per i comuni, per cui l'auspicio è che il governo possa veramente fare marcia indietro o trovare immediatamente altre risorse. Una decisione definita assurda. La cosa più grave, che più ci colpisce, è che i comuni in realtà sono proprio i soggetti che meglio stanno spendendo queste risorse. Il nuovo PNRR, riscritto dal governo, sarà presentato al Parlamento e sarà votato e poi, in caso di approvazione, inviato alla Commissione europea. Da qui inizia quindi una battaglia dei comuni. Da tanti anni che ne parliamo e da qualche mese che raccontiamo alle nostre comunità quelli che sono le progettualità, non vorremmo poi rimanere a bocca asciutta. Però confidiamo nella responsabilità e nell'impegno che il governo ha garantito e quindi speriamo che arrivi anche una risposta formale a queste nostre preoccupazioni, perché stiamo parlando di tanti miliardi di euro. Ambiente, lavoro e politica. È da questo intreccio che nasce la clamorosa vicenda Baxi-Pengo a Bassano. Il Consiglio Comunale nella notte boccia il piano di ampliamento, mette 700 posti di lavoro a rischio e solleva una incredibile serie di polemiche.
un clamoroso doppio pareggio con 12 voti a favore e 12 contrari espressi dopo l'una del mattino. È in questo modo che il Consiglio Comunale di Bassano ha bocciato il progetto Baxi Pengo, quello che doveva consentire all'azienda che produce caldaie di avere lo spazio per progettare il proprio futuro e alla Pengo di trovare sede in una zona agricola. Sono oltre 700 i posti di lavoro ora a rischio dal momento che senza spazio la Baxi non può andare avanti. Il tempo purtroppo è scaduto, cioè il fine maggio che poi è diventato un fine giugno e adesso è diventato un fine luglio, per noi è stato il tempo massimo. Insomma, le conseguenze sono facilmente prevedibili, non riusciremo a portare avanti la nostra proposta. Durissima la reazione del presidente di Confindustria Bassano. Sono assolutamente scandalizzato perché trovo che il bene comune, il benessere della città debba venire prima degli schieramenti politici. Contemperare ambiente e sviluppo è sempre difficile, ma serve buon senso. È giusto la tutela del territorio, però cos'è più importante in questo momento? Dobbiamo tutelare o no 700 posti di lavoro? E non possiamo farlo con gli schieramenti politici, ci vuole senso di responsabilità. Critiche arrivano anche nei confronti di chi solo a parole ha detto di voler tutelare l'occupazione. Molto spesso veniva detto prima di tutto i lavoratori. Ecco, con questo no devo dire che si è chiusa la porta in faccia ai lavoratori. Un voto contrario dalla maggioranza, una astensione hanno fatto mancare i numeri per approvare il progetto e le minoranze a questo punto attaccano. Che sindaco e amministrazione prendano atto che non hanno più una maggioranza, rimettano il mandato. Per i lavoratori che rischiano di perdere il lavoro, il consiglio è quello di scendere in piazza. E se considerano che i loro diritti vengano lesi, i loro interessi vengano lesi, forse gli conviene andare in piazza e protestare perché probabilmente non si sentono più rappresentati da questa amministrazione. I vicentini conoscono bene la palude nell'area Barcaro-Zaccaria. Ecco, quella situazione potrebbe trovare una soluzione attraverso le opere di compensazione che saranno portate dai binari della TAB. Un impianto sportivo all'interno dell'area Barcaro-Zaccaria a Vicenza Est. Arriva il sì da parte dei tecnici della TAV allo spostamento del campo da calcio della stanga di Cabalbi, su cui verrà realizzata una rampa per il filobus per saltare la ferrovia. È la proposta che il sindaco Possamai ha formulato e che appunto prevede l'utilizzo, diciamo, di quell'area, chiaramente acquisita da parte di RFI, per lo spostamento del campo da calcio della stanga, che così verrebbe a trovarsi una posizione pressoché uguale a quella in cui si trova attualmente. Per Cabalbi arriverà così un sottopasso lungo Via della Pace, ma la porta est sarà completamente trasformata. Questo darà la possibilità di realizzare, oltre a un parcheggio di interscambio e a servizio del quartiere, anche con uno studio particolare degli spazi che rimangono, della piazza, che è un altro degli elementi che appunto viene molto sentita dalla cittadinanza. E a settembre intanto si torna a parlare dello scavalco ferroviario in zona Cabalbi, che ad oggi non è ancora chiaro dove sarà realizzato. Questa è una discussione che è stata rimandata volutamente per concentrarsi sugli aspetti legati alla parte ovest alle prossime settimane, quindi probabilmente subito dopo le ferie. Veniamo a parlare dei risultati della maturità. Su oltre 7.000 candidati, meno di un centinaio i studenti eccellenti con 100 e lode. Per gli insegnanti, colpa anche del tema sui social. I voti sono un po' meno brillanti di quello che erano negli anni precedenti. I super maturi con la lode in tutta la provincia sono 100. Maturità archiviata a fare incetta del risultato di eccellenza in città, il liceo Fogazzaro. All'Istituto Tecnico Industriale Rossi, scuola frequentata dall'inventore del microchip Faggin, una sola lode, il perché è presto detto. È un istituto che riconosce il merito ma non regala nulla. Al liceo Quadrici si aspettava qualche eccellenza in più, colpa del tema d'italiano che in alcuni casi avrebbe abbassato la media. La maggioranza dei nostri studenti ha scelto il tema relativo ai social e WhatsApp ed erano così sicuri di far bene che secondo me sono stati anche superficiali. Allo scientifico Lioi a meritarsi l'unica lode, una studentessa modello.
È una ragazza bravissima, fra l'altro appassionatissima di matematica, partecipava a tutte le gare alle Olimpiadi di matematica, di fisica, sempre con dei risultati brillantissimi. Degli oltre 7.000 maturandi, i cosiddetti centini sono stati quasi 400. Ma quanto conta il voto finale? Conta soprattutto per l'accesso a certe università private o all'estero. In ambito pubblico, comunque, in certi concorsi il punteggio di maturità può essere correlato a una premialità nella selezione e quindi può fare la differenza. Ci sono stati qua i disagi temuti per l'arrivo in città del Giro del Veneto, c'è stato anche lo spettacolo della gara ciclistica. Se passa una gara che dovrebbe arrivare adesso, voi state fermi. Abbiamo visto la municipale, abbiamo pensato o viene il Papa o c'è qualcosa. No, il Papa ancora non ci ha onorato. Da Viale Riviera Berica, passando per Viale Risorgimento fino a Viale Roma, Vicenza per qualche ora si è fermata per accogliere il Giro del Veneto Juniores. Centrale operativa informa tutti i colleghi che devono chiudere. Non sono mancati i disagi. La stazione poteva essere raggiunta solo a piedi e gli autobus hanno dovuto cambiare percorso. Se l'hanno mollato qua, non sappiamo dove che va, dove che... I Mandelluna dobbiamo andare a casa. Perché? Perché sennò non ci fate uscire. Noi rientriamo col pullman, ma è tutto chiuso, quindi ci siamo fermati qui. Molte persone non erano informate del passaggio del Giro del Veneto, così si sono ritrovate spiazzate quando, alla fermata dell'autobus, si sono accorte che le fermate di alcuni pullman erano state spostate. Adesso no? Non passano perché c'è una gara ciclistica. Perché? La fermata è di là. Devo fare a piedi, figlia. Cosa ne pensa? Pazienza, comandano così. L'arrivo della gara ciclistica ha attratto numerosi appassionati che si sono radunati lungo Viale Roma, dove era stato allestito l'arrivo. Incontenibile la gioia del giovanissimo Edoardo Cipollini, primo classificato, premiato dal campione di San Drigo Pippo Pozzato. L'applauso per il podio Cipollini, Cattani e Montagnier. A questo Giro del Veneto doveva partecipare anche Jacopo Venzo, che invece è morto alla prima tappa del Giro dell'Alta Austria, e proprio oggi si sono celebrati i funerali al Palasport di Bassano. Per la sua ultima corsa, Jacopo Venzo arriva scortato da due ammiraglie. Sulla bara, accanto ai fiori bianchi e viola, le due maglie vestite nella sua breve carriera ciclistica, quella del Velo Club 9 con cui ha iniziato a correre e quella della Campana Geotex, che indossava anche venerdì, quando un destino crudele ha spezzato la sua giovane vita. C'è anche la sua bicicletta, compagna di mille avventure e tanti chilometri. Oltre 700 le persone arrivate alla CMP Arena di Bassano per stringersi a mamma Jessica e papà Francesco e ai fratelli Elisabetta, Cesare, Filippo, Celeste e Tommaso. Tra loro anche i sindaci di Cartigliano e Nove e il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. A celebrare la liturgia animata dal cammino neocatecumenale Don Francesco Andolfatto, rientrato solo ieri dall'Ucraina. Ma sono i genitori di Jacopo, Francesco e Jessica, a prendere per primi la parola. Allora, Jacopo è morto in una circostanza particolare, è morto da atleta, è morto in una gara ciclistica. Per Jacopo il ciclismo non era un assoluto, ma era un mezzo per esprimere la sua personalità. Animato da una grande passione agonistica e da un forte spirito di condivisione, di fratellanza. Quella fratellanza che oggi ha visto riunirsi amici, familiari e il mondo del ciclismo. Tanti anche i protagonisti del Giro del Veneto Juniores, arrivato oggi a Vicenza, e con loro anche il presidente nazionale della Federe Ciclismo, Cordiano Doglioni, che ha definito Jacopo un angelo custode per tutto il mondo delle due ruote. Tra le tante testimonianze anche quelle di un tifoso di Chieti, che ha dedicato a Tommaso Venzo una poesia. Vado ancora veloce. Vado. Sono un ciclista e sempre lo sarò. La pagina della cronaca con una rapina messa a segno da un giovane che doveva trovarsi ai domiciliari. Questa e altre notizie nel servizio.
Era ristretto ai domiciliari per alcuni reati, ma al posto di rispettare gli obblighi imposti dal tribunale ha deciso di mettere in atto una rapina. Protagonista dell'episodio un algerino 27enne domiciliato a Vicenza, rintracciato e arrestato dai carabinieri nella giornata di mercoledì. Il ragazzo, lo scorso 22 luglio, in concorso con un connazionale, ha rubato 3 paia di occhiali del valore di 600 euro all'interno del centro commerciale Le Piramidi, spintonando la commessa del negozio. Ancora una vicenda di solitudine che vede protagonista un anziano in difficoltà che è stata salvata dalla polizia. L'episodio è accaduto la scorsa notte in via Parini a Vicenza. A chiamare il 113, poco dopo l'una di notte, una donna che aveva sentito le urla disperate della vicina. Gli agenti sono riusciti a entrare nell'appartamento attraverso una finestra rimasta aperta. Da qui continuavano a provenire le grida di aiuto. Una volta all'interno, i poliziotti hanno trovato la donna riversa a terra in cucina. Nonostante fosse in stato confusionale e di semicoscienza, l'anziana è riuscita comunque a comunicare con i suoi salvatori e a ringraziarli. La polizia locale nord-est vicentino, durante un controllo alla stazione di Thiene, è stata attirata da un uomo che a bordo di una bici elettrica cercava di allontanarsi verso via Dante. Il ciclista è stato seguito, ma poi ha tentato la fuga, finendo a terra. Al 51enne di Zuliana è stata trovata dell'eroina e in un'area verde adiacente alla sua abitazione una coltivazione di canapa indiana costituita da 10 piantine di altezze di circa 1,50 m. L'uomo è stato denunciato per il reato di produzione di sostanze stupefacenti e segnalato per la detenzione della dose di eroina per uso personale. Rieccoci in studio per raccontarvi che il bivacco Meneghello di proprietà del CAI di Vicenza è andato distrutto. Fra le cause sicuramente il cambiamento climatico. Cari amiche e cari amici della montagna, vi comunico che il bivacco Capitano Francesco Meneghello nel gruppo Ortles Cevedale è crollato assieme allo sperone roccioso su cui era fissato. Il bivacco Meneghello non c'è più. Quello che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli alpinisti è crollato. La struttura di proprietà del CAI di Vicenza ha probabilmente pagato il rapido arretramento del ghiacciaio dei forni che faceva da contrafforte alla roccia. E nel contempo, con l'innalzamento dello zero termico, è venuta a mancare l'azione elegante del permafrost. Il bivacco si trovava nel tratto di cresta fra la punta Cadini ed il San Matteo, a circa 3.500 metri di altitudine. Tutti coloro che percorreranno le 13 cime o passeranno per il Colle degli Orsi non potranno più contare in un approdo sicuro. Panchine da ritinteggiare, piccoli lavori da fare. Sono stati almeno 100 i ragazzi che hanno accettato di mettersi a disposizione della città. Ci sono anche altre notizie nel prossimo servizio. Abbiamo ripitturato le scalinate, abbiamo tinteggiato varie panchine, sedie, cestini. Si conclude il campo di Via Pascoli l'edizione di Ci sto a fare fatica. 140 ragazzi dai 14 ai 19 anni durante l'estate si sono presi cura della città. Alla fine del percorso ricevono infatti un buono fatica che dà valore al lavoro e questo è un messaggio importante per quando dopo arriveranno anche nel mondo del lavoro. E quest'anno le magliette rosse includono anche i giovani con autismo. Una delle nostre ragazzine che ha partecipato a questo bellissimo progetto e l'entusiasmo della famiglia, suo e anche nostro, è palpabile. Sono più di 1.300 gli studenti vicentini che hanno questo tipo di abbonamento. L'anno scolastico rischiava di essere salato visto l'aumento degli abbonamenti del trasporto pubblico, ma si corre ai ripari. La provincia ha fatto un primo stanziamento di 400.000 euro e ora l'amministrazione ne fa un altro. Abbiamo stanziato 100.000 euro finalizzati ad abbattere i costi e sostanzialmente ad annullare l'incremento che c'è stato quest'anno degli abbonamenti annuali. Sarà necessario essere in possesso di un ISEE che l'amministrazione ha voluto mantenere elevato. Perché vogliamo dare un aiuto alle famiglie che sono in difficoltà visto l'aumento dell'abbonamento. Sarà un lunedì nero, il 31 luglio partono i lavori di Via Acqua per la sostituzione della condotta in Leva degli Angeli. Risultato, per un mese fino al 31 agosto, sosta vietata nel tratto Piazza Matteotti Ponte degli Angeli e carreggiata ristretta. Lunedì partono anche gli scavi del gas su Corso Fogazzaro. Saranno 2 mesi di passione per bar e negozi con marciapiedi impraticabili che scoraggeranno le passeggiate dello shopping.
Ercole Tempo Libero. Arredo giardino per relax. Le piscine fuori terra. Vivere il giardino e il relax a un livello superiore. Il maltempo taglia le linee telefoniche del comune di Villa Verla, che in 5 giorni non riesce a ottenere un intervento della TIM. Il sindaco ovviamente è infuriato. 5 giorni di isolamento totale dopo il maltempo. Succede a Villa Verla, dove i telefoni del municipio sono completamente muti dallo scorso lunedì, quando un fulmine ha mandato in tilt anche le connessioni internet. Se queste ultime sono state riattivate in tempi record, la linea telefonica è defunta. Le conseguenze del disservizio che ricadono su cittadini e professionisti, oltre che sulle attività municipali, sono pesanti. Assolutamente, ma di tutti i cittadini che chiamano il municipio, apparentemente sembra che le linee ci sia perché il telefono squilla, però dall'altra parte, dove ci sono gli apparecchi negli uffici, non suona nulla e non si riesce per l'appunto a prendere la linea. Un disservizio non solo per i cittadini ma anche per tutti i professionisti e gli altri enti territoriali con cui il comune collabora e che non riescono a mettersi in contatto con gli uffici preposti. Non oso immaginare, se ci fosse qualche emergenza, come potrei mai gestire questa situazione. Del fatto è stata avvisata anche la prefettura di Vicenza e se il problema non verrà risolto immediatamente il comune sceglierà la linea dura. Dal punto di vista contrattuale Telecom è già in difetto perché avrebbe dovuto uscire entro le 24 ore. Noi abbiamo già avvisato Telecom con una PEC, diffidandola a intervenire subito, abbiamo avvisato l'Agicom e adesso valuteremo con il nostro legale se procedere richiedendo un indennizzo per interruzione di pubblico servizio. Quindi l'ennesimo ma ultimo appello. È che intervengano subito, noi li stiamo aspettando, abbiamo dato i nostri recapiti privati e speriamo qualcuno si faccia vivo. Notteflex, con l'acquisto di un materasso singolo o matrimoniale avrai la rete e 2 guanciali in omaggio. Statale 11 Alte Montebello Vicentino. A Trissino adesso, perché sono partiti i lavori di messa in sicurezza del sito dell'ex Miteni. Sono partiti ieri gli attesissimi lavori di posa del palancolato all'ex Miteni di Trissino. Con la barriera di lastre d'acciaio inserite in profondità nel terreno lungo il torrente Poscola, si vuole raggiungere l'obiettivo di evitare contaminazioni tra l'acqua pulita e il terreno inquinato dai PFAS. Questo intervento di messa in sicurezza del sito, che avrà un costo complessivo di 8 milioni e mezzo di euro, interamente finanziati da Eni Rewind S.p.A., si somma a quello della barriera idraulica già in funzione e i cui pozzi continuano a prelevare acqua dalla falda per essere trattata con i filtri a carboni attivi anti-PFAS prima di essere rilasciata. I lavori si concluderanno entro il prossimo anno, quando si avrà effettiva contezza dell'efficacia degli interventi. Insieme le due opere dovrebbero riuscire ad evitare per sempre ogni rischioso inquinamento. La trivella in azione per la posa delle lastre di acciaio, che andranno a sigillare il sito verso monte, è l'atteso epilogo che l'amministrazione comunale di Trissino può finalmente concretizzare dopo l'intensa attività del procedimento di bonifica, con una battaglia che va avanti da oltre 2 anni e che adesso sembra davvero vedere la luce della sicurezza. Nella meravigliosa cornice dei Colli Iberici, l'antica trattoria d'Anello, gestita dalla famiglia Carboniero, saprà deliziarvi con i sapori della cucina di una volta, tradizione vicentina di un tempo, profumi di storia e di famiglia. Ad Alonte c'è un campetto da calcio che, senza custode, diventa purtroppo luogo di prepotenze. I campetti da calcio ad Alonte non mancano, sono nati per i ragazzini del quartiere e dove possono giocare in libertà e sicurezza, ma se le minoranze denunciano uno stato di degrado con frequentazioni pericolose, il sindaco interviene spiegando che in mancanza di una custodia continuativa diventano spazi tormentati. Abbiamo preferito chiuderli perché riteniamo che uno spazio pubblico debba essere soprattutto un luogo di rispetto dei diritti di tutti e non un luogo in cui prevale l'inciviltà e la prepotenza. In più di qualche occasione il campetto da calcio è stato vandalizzato da ragazzi che si divertono a danneggiare ogni cosa. Rompere quello che c'è per usare linguaggi non adeguati e soprattutto in maniera prepotente per cacciare i bambini più piccoli, allora è evidente che il problema non è più la fruibilità dello spazio, ma la necessità prima di tutto di poter garantirne un uso corretto. Fisico e personalità per Samuele Massolo, nuovo portiere del Lanerossi, presentato oggi al suo attivo, può vantare già 2 promozioni in Serie B con Entella e Palermo.
Prima cosa, Samuele Massolo, nuovo guardiano dei pali biancorossi, la C l'ha vinta già due volte con l'Entella e col Palermo, e per vincere a Palermo, piazza di inaudita pressione, serve carattere e personalità, esattamente ciò che occorre per vincere a Vicenza. Seconda cosa, Massolo aveva richieste di categoria superiore, ma Vicenza come appeal vale a tutti gli effetti una Serie B e lui conferma. Vicenza è una piazza che, come ho già detto, è impossibile da rifiutare e obiettivamente in C non esiste di meglio. E quindi appena c'è stata questa possibilità l'ho accettata di corsa e poi ho avuto insomma la fortuna io già di lavorare col direttore Sagramo, le conoscevo bene, e anche col direttore Matteassi appena mi ha chiamato ho detto subito di sì. 27 anni, alto 1,91 m, strutturatissimo, ma solo portiere esplosive di reattività. Lui si descrive così. Si può sempre migliorare, fino a quando non smetti di giocare puoi sempre migliorare. E un aspetto dove mi sento che posso migliorare sicuramente è il gioco coi piedi, anche se comunque nell'ultimo anno e mezzo ci ho lavorato parecchio, però sono dell'idea che per il portiere l'aspetto maggiore è la personalità. Massolo indica la strada per agguantare la promozione. La strada per salire in cadetteria è impegnarsi ogni giorno al massimo e focalizzarsi partita dopo partita e non pensare a lungo termine ma pensare a breve termine, e sono convinto che noi quest'anno ci proveremo fino all'ultimo. Siamo nella sede di Acque del Campo, azienda da sempre attenta al territorio e ai temi legati alla tutela ambientale, per la consegna dei diplomi del corso Green Leader Manager, organizzato dall'ITS Cosmo Fashion Academy in collaborazione con il distretto Veneto della Pelle. Il corso forma manager dell'ecosostenibilità, figure ricercatissime dalle aziende perché altamente competenti nel coordinamento dell'intero processo produttivo. C'è una collaborazione fin dall'inizio, sia con la scuola che col distretto della Pelle. Questo distretto è nato con la buona volontà di imprenditori che si sono fatti da sé e con l'amministrazione pubblica che ha delineato un percorso anche per la depurazione ancora negli anni 75, quando non c'era nessun obbligo. Però adesso avere di giovani che sono formati sia per la produzione che per la ricerca e anche per il rispetto ambientale e la depurazione eccetera è il massimo che ci potevamo aspettare. Al termine del biennio di formazione, la totalità dei diplomati trova occupazione. Le ITS sono dei percorsi di altissima formazione specialistica. In questo caso un distretto che è strategico per il Made in Italy e per il Veneto ha bisogno oggi di avere nuove competenze, soprattutto nel campo della sostenibilità e della trasformazione. I candidati vengono selezionati dopo il superamento di un test e di un colloquio conoscitivo. La prossima tornata di selezioni si terrà a settembre. Durante questo biennio di formazione i ragazzi fanno sia la classica lezione frontale, ma tuttavia la fanno con gli imprenditori oppure con i tecnici di conceria, con personale altamente esperto, altamente qualificato nel settore conciario, e dall'altro fanno molte ore di stage in azienda. Questo connubio tra la formazione tecnica e le stage in azienda fa sì che i ragazzi appunto si trovano ad aver sperimentato sia la parte teorica ma anche la parte pratica. A ricevere il diploma studenti brillanti ed altamente motivati alla professione. Sono molto contenta di essere inserita in questo settore, vedo un futuro brillante e spero di raggiungere grandi risultati. È il momento della video anteprima del Giornale di Vicenza. Ma ripartiamo da Bassano e dalle polemiche politiche scoppiate in seguito alla richiesta di ampliamento della BACS. In Consiglio Comunale la maggioranza si è spaccata e la proposta è stata bocciata. Sul tema e sull'industria in generale abbiamo intervistato l'assessore regionale Elena Donazzan. Il ghiaccio si ritira e il bivacco Meneghello del CAE di Vicenza crolla. La struttura era stata realizzata a oltre 3.500 metri nel 1952. Se ne va un pezzo di storia, dicono gli appassionati. In primo piano poi la situazione dei medici nel Vicentino. In 13 anni il numero degli iscritti all'ordine è aumentato, ma stress e burocrazia, dicono, li induce ad uscire dal pubblico. Negli spettacoli pubblichiamo un'intervista ad Antonella Ruggero, già voce dei Mattia Bazzar, che domani sera si esibirà a Villa Clementi a Malo. Infine nello sport parliamo del mercato del Vicenza con Dalmonte che sembra allontanarsi dalla Feralpi e con il portiere Massolo che si presenta con il viatico di due promozioni ottenute con l'Entella e col Palermo. Vi aspettiamo come sempre domani in edicola.
E noi invece ci fermiamo qui, io vi lascio con gli scatti e le immagini della vostra estate, vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci. Eden Cremazioni, da 10 anni ci prendiamo cura dei vostri amici animali con sensibilità, affetto e dedizione. Eden Cremazioni, un amico, un ricordo, per sempre. Per zaini e accessori scuola con tutte le migliori marche. Emporio Cattani è a Creazzo e su emporiocattani.it.